Il parcheggio rimane il grande problema del lab vaccinale situato al Parco della Scienza a Teramo. A questo ci si aggiunge anche l'ingente flusso di auto che giornalmente attraversano il quartiere Gammarana, creando non pochi disagi ai residenti che a volte anche solo per uscire di casa sono costretti a lunghe attese. Una questione che ha nuovamente spinto il consigliere comunale Ivan Verzilli a chiedere alla ASL di valutare una nuova location, parlando di scelta sciagurata da parte del comune di mettere a disposizione una struttura dove si trovano già uffici e dove si riunisce il consiglio comunale. Il quartiere Gammarana, lo ribadisco, quale appello della disperazione a nome di tutti i residenti, non solo e fruitori, purtroppo siamo oberati dalle automobili alle quali si aggiungono le numerose auto di tutti coloro i quali si recano al centro vaccinale. Mi trovo pertanto costretto ad appellarmi alla direzione sanitaria ospedaliera della ASL Teramo e all'amministrazione comunale di Teramo affinché provvedano con la massima urgenza e sollecitudine a ripensare la collocazione del centro vaccinale. Per terminare, segnalo che dopo il mio intervento ad utilizzare ad esempio il palazzetto dello sport di Scapriano, che è dotato anche di ampissimi parcheggi, non solo 5 ingressi, il comune ha opportunamente deciso di accogliere la proposta di ubicare in loco lo screening appunto della popolazione che si è svolto nei giorni scorsi. Quindi la circostanza evidenzia come le soluzioni esistano e occorra solamente buonsenso per perseguirle. Resto fiducioso nella sollecitudine con la quale tutti gli amministratori pubblici affronteranno questa problematica, non solo, ma soprattutto risolveranno a brevissimo il problema della Gammarana, facendo presente che se in caso contrario sarò costretto ad organizzare più incisive manifestazioni di protesta a tutela di tutto il quartiere.